operaio caduto da un tetto a Settimo. Lusiglie, parroco dato per disperso, trovato dopo un'ora di ricerche. Gran Piemonte, domani il grande ciclismo, attenzione alle strade chiuse. Aglie, la festa d'autunno con i trattori d'epoca. TG Amici Animali, ad Oglianico, prima edizione di San Rocco e il suo cane. Buongiorno, ben ritrovati negli studi del TG di Rete Canavese, le notizie di oggi. È morto all'ospedale CTO di Torino Giovanni Racca, di 59 anni, l'operaio caduto ieri dal tetto di un capannone in ristrutturazione a Settimo Torinese. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Al momento dell'incidente l'uomo era da solo. A dare l'allarme è stato proprietario dell'attività. In un primo momento le sue condizioni non erano sembrate gravi. Il decesso sarebbe venuto per arresto cardiaco. È finita bene la disavventura capitata ieri al parroco di Lusiglie, Don Luciano Bardesono, 76 anni. Era uscito di casa intorno alle 14 per andare a caccia nei boschi e aveva lasciato il cellulare in parrocchia. Alla sera non aveva ancora fatto rientro. Il sindaco, preoccupato per lui, così come i cittadini, ha allertato, oltre alle forze dell'ordine, la protezione civile e la Fenice, che ha immediatamente formato delle squadre di ricerca. Obiettivo della protezione civile era quello di trovare l'auto del parroco, in modo da avere un riferimento dove concentrare gli sforzi. Dopo circa un'ora di ricerche, l'utilitaria è stata individuata in direzione Ciconio, in una zona impervia. Don Luciano era caduto a terra e si era trascinato accanto alla vettura, e lì era rimasto in attesa di essere trovato. I volontari della protezione civile e la Fenice l'hanno caricato sul mezzo e portato fin sulla strada principale, dove lo attendeva l'ambulanza del 118, alla quale è stato affidato. Don Luciano era cosciente e lucido. Agivano di notte con i proprietari in casa. Una banda di albanesi, specializzata in furti, è stata smantellata dai carabinieri del nucleo investigativo di Torino. Quattro albanesi, tra i 20 e i 35 anni, abitanti a Torino, sono stati arrestati per furto e ricettazione. La notte scorsa i militari della sezione antirapina hanno individuato e arrestato la banda subito dopo aver messo a segno due furti a Quarnier. Il gruppo viaggiava su una BMW, risultata rubata l'8 agosto scorso alla Loggia. Nella disponibilità della banda c'era anche una Fremont, rubata il 25 settembre scorso a Mondovì, parcheggiata sotto casa di uno del comando. I carabinieri hanno sequestrato 1.703 euro in contanti, numerosi telefoni cellulari e materiale elettronico, vari monili e oggetti in oro. La banda è sospettata di altri furti in Piemonte. Tre studenti minorenni di 15 anni, residenti di Ivrea, di cui due rumeni, sono stati denunciati lunedì scorso dai carabinieri della stazione di Ivrea per furto aggravato in concorso. I tre giovanissimi, tutti incensurati, dopo aver rimosso i dispositivi antitaccheggio, hanno rubato alcuni dispositivi elettronici di marca all'interno del supermercato Carrefour di Burolo. Sorpresi dal personale della sicurezza che ha subito allertato i carabinieri di Ivrea. Il trio di studenti è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso. L'area furtiva, del valore di 150 euro circa, è stata restituita al legittimo proprietario. I tre sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino. L'uso di velivoli senza pilota, messo a punto da Alenia Ermacchi, è stato sperimentato in un'esercitazione alla quale hanno preso parte i volontari dell'ANPAS Piemonte. Abbiamo dato praticamente come volontari, che è quella che è l'Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, abbiamo dato il supporto logistico a quello che è questo progetto, mettendo insieme appunto le strutture, mettendo insieme i volontari, mettendo insieme l'unità cinofile e cercando soprattutto di approfondire quegli argomenti e quelle sperimentazioni che ci servono per in ambito di protezione civile. Abbiamo trovato particolarmente interessante questo connubio fra la tecnologia e il mondo del volontariato. Sicuramente l'esperimento è riuscito e quindi noi siamo lieti di aver potuto collaborare e di aver potuto aiutare la tecnologia, le strutture tecnologiche, con il nostro supporto di volontariato, il nostro supporto logistico. Siamo particolarmente lieti di avere il supporto delle associazioni del volontariato.
in queste fasi finali del progetto SMAT, fasi finali dimostrative sul campo. Associazioni quali ANPAS e ANA non solo ci hanno fornito supporto e competenze tecnico-operative, ma soprattutto ci hanno permesso di svolgere dimostrazioni con i potenziali utenti finali, utilizzatori finali del sistema SMAT, rendendo queste dimostrazioni ancora più realistiche ed efficaci. Domani, venerdì 2 ottobre, strade chiuse in oltre 30 comuni del Canavese per consentire il transito della Gran Piemonte, i 185 km complessivi con partenza da San Francesco al Campo e arriva a Cerie. Nei primi 110 km i corridori saranno chiamati ad attraversare le strade pianeggianti del Canavese fino ad Ivrea, dove comincerà la seconda e più mossa parte della corsa. Prima difficoltà sarà la salita di Alice Superiore, 7 km al 5% di pendenza media. E, dopo la discesa, ancora un tratto in salita verso Prascorsano, 8 km al 4% di pendenza media. A questo punto la strada proseguirà in discesa fino a Rocca, prima di arrivare, con continui saliscendi, al primo passaggio sul traguardo a Cerie. Qui si entrerà nel circuito finale di 13,3 km, da ripetere una volta, con strada pianeggiante, ad eccezione di un tratto di 500 metri al 6% ai 7 dell'arrivo. Le strade interessate dalla corsa si chiuderanno indicativamente un'ora prima del passaggio dei ciclisti. Il Parco Nazionale Gran Paradiso si conferma come l'area protetta italiana con maggior successo sui social network. Risulta infatti il più seguito su Facebook, raggiungendo il traguardo di 100.000 fan, e su Twitter con quasi 6.000 follower. In rapporto alle altre aree protette a livello nazionale, il parco conferma il primo posto nella classifica dei più seguiti sui social. Ma oltre alle conferme di Facebook e Twitter, nelle scorse settimane l'ente ha inaugurato anche un proprio profilo ufficiale su Instagram, piattaforma che raggiunge un pubblico di ben 400 milioni di utenti attivi al mese. I social network sono uno strumento di comunicazione sempre più efficaci per promuovere il parco e la sua mission, insieme a iniziative sul territorio. Infatti vengono inserite anche pillole di conoscenza sugli animali e gli ambienti dell'area del Gran Paradiso. La Biblioteca Comunale di Allier è in fase di ristrutturazione e l'amministrazione comunale sta valutando la fattibilità tecnica della collocazione all'interno dell'edificio scolastico, in quello che un tempo era l'alloggio dei custodi. Nel frattempo sono state avviate diverse attività culturali e ricreative per favorire l'aggregazione e la partecipazione, tra cui una rassegna teatrale per ragazzi che proporrà 8 spettacoli per bambini e adulti, da ottobre ad aprile, ad ingresso gratuito presso il Salone Alladium. L'inaugurazione della stagione teatrale domenica 4 alle 17.30, quando ci sarà il primo spettacolo per bambini dal titolo Scolari. A seguire la biblioteca offrirà ai partecipanti una merenda sinoera, aspettando lo spettacolo per ragazze e famiglie alle 20.30, intitolato Puzzle di pagine. L'intera programmazione è stata ideata e realizzata dall'attore e regista Corrado Deri, che, dopo il successo dello scorso anno scolastico, su commissione dell'amministrazione comunale, anche quest'anno collaborerà con le scuole primarie e secondarie di Allier per la conduzione di laboratori teatrali e percorsi di avvicinamento alla lettura. E domenica Allier si prepara ad accogliere anche la festa di autunno. Simona Appino, presidentessa della Proloco di Allier, una Proloco sempre attiva e tra l'altro proprio a brevissimo, domenica 4 ottobre, insomma sarete super impegnati con una giornata piena. Sì, domenica 4 ottobre è una giornata molto importante, un saluto all'estate, cominciamo dall'autunno, festa d'autunno. Cominciamo il mattino presto, dalle 8.30 alle 10.30, il passaggio del club Porsche del Canavese a cura di Pimania Sporting Club. Un rapido passaggio, poi proseguiranno poi per il territorio. A questo punto la Piazza Castello diventerà il palcoscenico dei trattori d'epoca del club Alto Canavese. Il ringraziamento più grande va a Giuseppe Giulietti, che in queste settimane sta lavorando a pieno ritmo per far sì che la giornata abbia successo. Proseguiamo poi sotto i portici, continua la rassegna dei mercatini a cura delle Mani Creano in collaborazione con la Bottega della Foto per questo progetto per Matilde, questa bambina affetta da una grave patologia e quindi
una parte dei fondi di questo mercatino andranno appunto per questa bambina. Ma il programma ancora ricco continuerà per tutta la giornata, inoltre ci sarà l'ingresso gratuito come ogni prima domenica del mese al Castello Ducale, si proseguirà però nel pomeriggio oltre alla sfilata dei trattori d'epoca per le vie del paese al pluriuso. Al pluriuso comincia la prima edizione della rassegna teatrale in stretto contatto tra amministrazione comunale e Proloco. Si comincia adesso, si prosegue fino alla primavera. Tante sorprese, questa rassegna è dedicata alle famiglie in ambito culturale, quindi anche qui vi aspettiamo numerosi, la rassegna comincerà alle 17.30, alle 18.30 ci sarà una merenda sinoira, poi alle 20.30 un altro spettacolo, quindi la giornata è pienissima. Un'altra cosa che mi fa piacere ricordare, nella nostra chiesa di Santa Marta ci sarà una rassegna denominata Manufactum a cura dell'associazione Filo di Seta, che durerà per i giorni del 3 e del 4 ottobre. Venite a scoprire perché è una giornata interessante, una mostra particolare proprio a contatto per il nostro territorio. Ce n'è davvero per tutti, davvero dai giovani alle persone più mature, mettiamole così, davvero un ricchissimo programma e tra l'altro per questa giornata la collaborazione tra le associazioni è evidente e so che tu ci tieni in particolar modo a fare dei ringraziamenti. Sì, il ringraziamento più grande va all'amministrazione comunale, grazie di cuore per la loro disponibilità e per l'apertura che hanno avuto nei confronti di questa Proloco. Altri ringraziamenti vanno ai volontari, a tutte le persone che sono sempre disponibili a darci una mano e poi a tutte queste associazioni che si mettono in gioco per creare nuovi momenti utili al territorio e poi il grande ringraziamento agli sponsor, sono il vero carburante di questa manifestazione e senza di loro non potrebbe esserci. Direi anche un ringraziamento ai tuoi, o sbaglio? Beh, ringraziamento ai miei c'è sempre, dal primo momento in cui abbiamo cominciato con questo direttivo, loro hanno avuto fiducia in questo presidente che non aveva esperienza ma solo buona volontà, io mi auguro di continuare questo discorso ancora per molto tempo e veramente un in bocca al lupo a tutti per questa giornata e aspettiamo l'invitato principale che è il sole. Da domani a domenica torna a Cossano la Saga del Fungo, giunta alla 13ª edizione. La manifestazione vivrà il clou sabato alle 18 nel Salone della Proloco, con il convegno inaugurale sul tema Ritorno al futuro, per la nostra agricoltura, un settore sempre più strategico. Il sindaco di Cossano, Alberto Avetta, che è anche vice sindaco della città metropolitana di Torino, ha chiamato a confrontarsi sull'argomento il giornalista della Stampa Guido Novaria, il vice ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali Andrea Olivero, il sottosegretario al lavoro Luigi Bobba, il capogruppo del PD e membro della Commissione Agricoltura del Consiglio regionale Davide Gariglio e il presidente nazionale della Coldiretti Roberto Moncalvo. Sono aperte le iscrizioni alla 17ª edizione del Festival Tavagnasco Rock, che si terrà a Tavagnasco dal 30 aprile all'8 maggio 2016. L'iscrizione è gratuita. La documentazione richiesta è la seguente: curriculum artistico contenente la biografia del gruppo, il genere musicale, i nomi di tutti i componenti con indirizzo e recapito telefonico al quale essere contattati in caso di selezione, demo, CD audio o link al sito dove poterlo ascoltare, contenente almeno 3 brani, scheda tecnica dettagliata del gruppo e della disposizione sul palco. Per la prima volta il Festival torinese Il Sacro attraverso l'Ordinario sbarca a Ivrea, con alcuni eventi della sezione Percorsi tra economia e felicità. Due gli appuntamenti oggi e domani pomeriggio presso lo spazio ZAC del Movicentro. Terzo appuntamento domani alle 21 allo ZAC, dove andrà in scena Gente come uno di Annabella Di Costanzo, Manuel Ferreira e Elena Lolli. C'è un filo conduttore, c'è addirittura un sottotitolo, Alla ricerca della felicità. La ricerca della felicità che, beh, diciamo che non è arrivato all'inizio, durante il percorso di organizzazione, di ripensamento di questo festival che quest'anno avvia un grande rinnovamento, a un certo punto è emerso questo sottotitolo, proprio perché il nostro nome originale, Il Sacro attraverso l'Ordinario, che è diventato poi questo acronimo ISAO Festival, è sempre stato dedicato alle tematiche della spiritualità prevalentemente.
Poi con la crisi ormai da qualche anno le cose sono diventate molto difficili, è rimasto l'amore, la difficoltà di lavorare e finalmente abbiamo pensato che forse il problema dell'economia andava anche affrontato e quindi abbiamo associato, abbiamo incontrato dei partner, degli amici che sono esperti in una materia che per noi è abbastanza sconosciuta, noi la avviciniamo come artisti, quindi a tutt'altro che da specialisti. Da questo incontro è nata una nuova sezione che si chiama Economia e Felicità. E quindi il festival, che prosegue sulle sue tematiche, incontra delle tematiche che direi sono decisamente più terrene, più materiali. Ovviamente la visione è quella dell'economia civile e quindi di un'economia che finalmente sposa in generale le cause che possono essere anche quelle della tutela dell'ambiente, per dirne una. Non vogliamo fare nessun tipo di polemica, ecco, c'è il discorso dell'economia civile e piuttosto di un'economia che tenga conto del benessere di tutti. Quindi direi che questo diventa il tema forte di quest'anno che ci accompagnerà per 3 anni. C'è un sottotesto ulteriore, i 3 anni abbiamo pensato che si potessero ben legare le 3 cantiche di Dante e quindi quest'anno è l'inferno, perché anche la situazione nella quale ci sentiamo ancora attualmente, no? Dove la crisi non è svoltata, la stiamo affrontando in un modo creativo, la stiamo affrontando con l'idea che il rinnovamento forse è possibile, no? Quando si parlava all'inizio della crisi, anche tra di noi teatranti, del fatto che forse era un'occasione per cambiare delle cose, ero abbastanza scettico di questa idea, no? Perché mi sembrava... E devo dire che adesso, dopo alcuni anni, dove i problemi non sono risolti, ma sono successe delle cose nuove. È presente ed è un partner la SEC, la Scuola di Economia Civile. Ci sono degli studiosi, quindi diciamo che per esempio questa sezione per la prima volta è fatta in maniera minore di spettacoli teatrali, in maniera maggiore di incontri, di dibattiti, cosa che non è usuale per il nostro festival. Il nostro è sempre stato un festival fondamentalmente di spettacolo. Quindi questo sarà un nuovo modo anche per incontrare il pubblico, diciamo che ci apriamo a una fascia totalmente inedita per noi di possibili persone da incontrare. Abbiamo incontrato molti amici in questo percorso, ad esempio Banca Etica, sarebbero tanti quelli da citare, e c'è l'accoglienza del comune di Ivrea, no? Che è un po' la patria di Olivetti, dove forse sono tenuti molti esperimenti nella direzione di quella che può essere un'economia civile, anche una convivenza di diversi punti di vista verso un possibile sviluppo comune. Noi abbiamo mantenuto fede al nostro tema, diciamo, principale, abbiamo scovato un personaggio che tocchiamo nel nostro nuovo spettacolo, che ha lo stesso titolo del progetto, che è A noi vivi. Quest'anno ovviamente l'inferno, poi ci sarà una tappa, speriamo che arrivi anche fino al paradiso, per intanto quest'anno stiamo all'inferno. Circa 100 anni fa un signore che si chiama Alfred Orage, un inglese, che era in realtà una persona dedita piuttosto a un percorso spirituale, alla ricerca spirituale, a un certo punto si è innamorato anche di una teoria economica che si chiamava credito sociale, che è stata anche abbastanza in voga a quei tempi, che supponeva che lo Stato potesse pagare a tutti quanti una rendita mensile sufficiente per vivere, senza lavorare. Poi ovviamente chi voleva guadagnare di più era libero di lavorare. E allora la domanda che ne scaturisce è: ma cosa ci faremmo con quel tempo libero che oggi nessuno di noi ha? Se il tempo fosse liberato agli impegni di lavoro, sapremmo davvero cosa farne? I prodotti del Parniere tornano in piazza a Torino. L'appuntamento con le 33 specialità del territorio della città metropolitana di Torino, tutelate dal marchio Ombrello, nato nel 2001, è per domenica dalle 9 alle 19 in Piazza Statuto. Saranno presenti gli agricoltori e gli artigiani agroalimentari che realizzano 12 prodotti, tutti strettamente legati alla stagionalità. Presenti anche molti prodotti del canavese, dalla salampatata alla toma di lanzo. Per anni è stato un sogno, marchiato Granata, ora diventerà realtà. Sabato 17 ottobre partiranno infatti i lavori per la ricostruzione dello storico stadio Filadelfia di Torino. L'inaugurazione della struttura è prevista per il 2016. Quest'oggi è un'occasione importante perché annunciamo a voi, alla tifoseria e alle istituzioni che presto, il 17 di ottobre, inizieremo a dare il primo colpo di piccone.
Questa per noi è una data molto importante perché ricorda che il 17 ottobre di quasi 90 anni fa, di 89 anni fa, era stata l'inaugurazione del precedente stadio a Filadelfia e quindi contiamo di dare colpo di piccone in quella data e se possibile di inaugurarlo al 90° anniversario, sempre il 17 di ottobre, se riusciremo. L'attività vera di ricostruzione è iniziata solamente con la costituzione della fondazione nel 2011. Tutti quanti quelli che mi hanno preceduto hanno lavorato perché questo fosse possibile e ancora oggi si sta lavorando per renderlo possibile. Abbiamo dovuto superare estreme difficoltà di natura pratica, burocratica, finanziaria e adesso siamo in condizione di portare a compimento la parte sportiva che era la parte principale ed il cuore della nostra iniziativa. Il sito è utilizzato, sono due campi, di cui uno è assolutamente identico al campo olimpico dove il Torino gioca le sue partite di Serie A, in erba, mentre il secondo sarà un campo ibrido leggermente più piccolo, ma comunque delle misure adeguate anche per le gare di squadre giovanili e quindi si alleneranno in questo campo sia la prima squadra che le partite della primavera e delle giovanili. Noi contiamo nel 2016 di che l'impianto sia pronto. Noi abbiamo fatto un'offerta in sede di gara che a seguito dell'aggiudicazione, compatibilmente con gli iter che stanno istruendo tutte le pratiche, noi rispetteremo i tempi che ci siamo imposti. Devo dire che sia i progettisti che abbiamo incaricato, che sono la Progeco, sta collaborando con l'SCR e anche con la fondazione, devo dire che c'è un gruppo di lavoro che, per come la vedo io, sta veramente lavorando attentamente. Poi ovviamente alcuni iter burocratici devono comunque essere visti e concordati e compatibilmente con questi iter noi rispetteremo tutti i tempi. E ora la linea al TG Amici Animali, curato dalla collega Serenella Zedda. Buon proseguimento di giornata. Arriva anche in Italia il film Cowspiracy, un documentario prodotto e diretto da Kip Anderson e Keegan Kuhn. Il film racconta il viaggio di un aspirante ambientalista in cerca di risposte e soluzioni ai problemi ecologici più urgenti. Cowspiracy, il segreto della sostenibilità, è stato soprannominato il film che le organizzazioni ambientaliste mondiali non vorrebbero mai farti vedere ed è un lavoro innovativo che indaga a fondo ed esplora il vero impatto dell'allevamento intensivo sull'ambiente e delle scelte politiche che ricadono inevitabilmente su di esso. Anderson, regista e protagonista del film, cerca un confronto con i maggiori leader del movimento ambientalista, riscontrando tuttavia un intenzionale rifiuto in merito al tema dell'allevamento intensivo. Quest'ultimo è risaputo essere la principale causa di deforestazione e di devastazione ambientale, di consumo di risorse idriche, nonché dell'inquinamento dovuto ai gas serra, senza contare l'uccisione sistematica di un numero incalcolabile di esseri viventi. Il film offre il giusto percorso verso la sostenibilità globale di una popolazione in costante crescita, il veganismo, come scelta etica per gli animali e per l'ambiente. In altre parole, una verità per molti scomoda e una soluzione immediata al devastante impatto ambientale che l'allevamento intensivo sta avendo giorno dopo giorno sul nostro pianeta. Il film verrà proiettato a Torino la sera del 9 di ottobre alle 19:30 presso il Teatro Bell'Arte in via Ludovico Bellardi 116. La serata è organizzata in collaborazione con Animal SOS. Per informazioni si può scrivere alla mail brescia@essereanimali.org. È presente anche un evento su Facebook. Prima edizione ad Oglianico di San Rocco e il suo cane, un nome curioso.
Sì, è stato scelto questa location perché avremmo dovuto farla 15 giorni fa, in cui in questa parte di Oglianico si festeggiava San Rocco, e poi il tutto anche legato alla mitica storia cui vede San Rocco e il suo cane, già una cosa dell'antichità, ci sembrava carino. Poi causa pioggia abbiamo rimandato ad oggi, comunque siamo sempre alla prima edizione di San Rocco e il suo cane, e speriamo di rifarla tante altre volte. Moltissimi cani presenti qui oggi? Ma sì, diciamo di sì, anche se è un'edizione di secondo piano, perché il clou doveva essere quella di 15 giorni fa. Comunque siamo soddisfatte. Tutte le razze? Sì, abbiamo cani di razza, moltissimi cani di razza, moltissimi meticci, e persone simpatiche. Insomma, non è una gara di bellezza, è una festa del cane, lo scopo è quello di aiutare il canile di Caluso e Rivarolo, e tutti si divertano. I cani comunque fanno una passerella insieme alla padrona? Sì, fanno niente di eccezionale, fanno un giro nel ring, poi verranno valutati a discrezione dei giudici, abbiamo giudici competenti e giudici più casalinghi, poi la sommatoria darà l'origine ai diversi premi che abbiamo pensato. Prossimo anno un'altra edizione qua? Sì, senz'altro, poi ci hanno chiesto già anche altri comuni, noi siamo disponibili, chiunque sia interessato, noi ci facciamo in quattro. Ricorrente numero 15, con il vestito, colore, di 2 anni. Linda è un pastore tedesco incrocio, femmina, taglia grande, di circa 3 anni, è molto affettuosa e dolce, docile e intelligente, è sana, vaccinata e cippata. Sarà affidata sterilizzata. L'ideale per lei è una famiglia paziente e tranquilla e magari una casa con giardino. Linda si trova in un rifugio del Vercellese. Per informazioni su di lei si può chiamare il numero 329-88-24-593. E poi ci sono questi cuccioli meticci, sono una femmina e 2 maschietti, futura taglia media, si trovano nel biellese. Il cucciolotto che vediamo ha circa 8 mesi, è taglia media, pelo corto nero, molto buono e tranquillo. E poi ci sono questi 2 cucciolotti, maschietto e femmina, di 3 mesi, futura taglia medio piccola, color miele, vivaci e socievoli. Per informazioni su di loro si può chiamare il numero 348 74 53 808. In chiusura vi ricordo che potete scriverci, inviarci i vostri appelli, i vostri appuntamenti, le vostre segnalazioni alla mail redazione@tgamiciannimali.it e che siamo su Facebook, su Twitter e su YouTube. Alla prossima settimana!